Diamo ora la parola alla professoressa Riva Crugnola per la sua presentazione, esperienze avverse, attaccamento. Facciamo prima la presentazione, poi... Scusi. Esperienze avverse, attaccamento e disagio materni. Quale impatto sulla relazione madre-bambino? Molto difficile parlare dopo questa bella relazione molto chiara di David Oppenheim. Spero di riuscire appunto a presentarvi questa relazione in cui il tema centrale è un po' come condizioni avverse materne impattano, hanno un impatto sulla relazione madre-bambino. Quindi vorrei considerare con voi alcuni temi di ricerca su cui con i miei collaboratori ho lavorato per alcuni anni. Quindi non parlerò di un unico, non avrò un unico focus, ma andremo a vedere un po' di situazioni in cui troviamo delle situazioni di disagio materno. Una breve premessa, diciamo che appunto noi andremo a vedere delle situazioni nei primi anni di vita, quindi dal dialogo verbale torniamo diciamo al dialogo, il focus è sul dialogo non verbale e sappiamo sostanzialmente che nel primo anno di vita si crea un sistema di comunicazione madre-bambino già reciproco fin dai primissimi giorni, il bambino è in grado di imitare le emozioni della mamma fin dalle primissime ore di vita e questo sistema sembrerebbe avere un po' due funzioni, questa comunicazione, una funzione di regolare le emozioni, quindi il bambino chiede alla mamma in qualche misura aiuto per regolare le proprie emozioni, si crea così un legame di attaccamento, un senso di sicurezza nel bambino e il bambino chiede anche però di coordinarsi con la mamma, di condividere delle emozioni e quindi c'è anche una connessione intersoggettiva. Quindi questa comunicazione ha un po' due funzioni, creare sicurezza nel bambino, ma anche creare nel bambino il sentimento di essere riconosciuto. Se questo funziona, se questa comunicazione è adeguata, il bambino formerà un senso di continuità di sé e formerà dei modelli di attaccamento relazionali positivi e sicuri. Se questo invece non avviene, possiamo trovare una situazione di insicurezza, ma anche di disconnessione, di incapacità di interagire con l'altro e di disorganizzazione. Ma perché è così importante questo dialogo preverbale madre-bambino? Perché si crea, come sappiamo, una conoscenza relazionale implicita che il bambino struttura, un'aspettativa diciamo, che il bambino ha della madre e di se stesso nella relazione con la madre o col caregiver o con il padre e quindi a questo punto si creano dei modelli sicuri o insicuri di attaccamento e sappiamo, l'ha detto anche Oppenheim, come tende ad esserci una certa stabilità, ci dicono le ricerche longitudinali, su come il dialogo nei primi anni di vita e come questo dialogo poi tende nel segno della sicurezza o dell'insicurezza a mantenersi stabile nel corso del ciclo di vita. Ecco, quindi il focus un po' della mia relazione sarà su condizioni di rischio materne, andando in primo luogo a vedere condizioni di rischio legate all'attaccamento insicuro della mamma e alla sua difficoltà a riflettere sulle proprie esperienze emotive e andando poi a vedere invece condizioni di rischio più chiare, più visibili, che possono essere la depressione postpartum, l'ansia nel postpartum e anche la maternità molto precoce correlata ad esperienze avverse. Ecco, il primo studio che vi voglio portare è uno studio in cui siamo andati a vedere la relazione tra la funzione riflessiva della mamma, la sua capacità di mindfulness e l'interazione tra mamma e bambino a 3 mesi di vita. Sappiamo che la riflessività è una competenza molto importante per il genitore. Utilizziamo la definizione di Fonaghi, capacità, la riflessività come capacità di riflettere sui propri stati mentali e anche su quelli altrui, in particolare che noi possiamo andarla a vedere attraverso la narrazione che il soggetto fa delle proprie esperienze di attaccamento.
Un altro concetto molto interessante è quello di mind mindness, cioè la capacità che il genitore ha di commentare verbalmente l'attività del bambino anche quando il bambino non parla, e quindi il genitore che attribuisce al bambino pensieri, emozioni anche quando è molto piccolo. Ecco, quindi cosa siamo andati a vedere in un gruppo di mamme non a rischio? Siamo andati a vedere la relazione tra la capacità riflessiva delle mamme, la loro capacità di mind mindness e che cosa succedeva nella relazione mamma-bambino a 3 mesi di vita. Quindi gli strumenti molto brevemente che abbiamo usato sono l'adult attachment interview, cioè l'intervista sull'attaccamento, anche per studiare la funzione riflessiva della mamma. Siamo andati a studiare la disponibilità emotiva, diadica di mamma e bambino, e siamo anche andati a vedere tutti i commenti verbali che la mamma faceva nelle interazioni, che vengono chiamati commenti mind related, cioè commenti in cui la mamma attribuisce in modo adeguato un'intenzione al bambino. Ad esempio, sei spaventato con quel giochino? Ti piacciono proprio questi pinguini, no? Cioè, anche quando il bambino ancora non parla, e quindi la mamma pensa che cosa può pensare o provare il bambino. Queste sono le scale che abbiamo usato per analizzare poi l'interazione mamma-bambino, quindi siamo andati a vedere soprattutto la sensibilità della mamma e la sua non intrusività, la non ostilità, ma anche come il bambino diciamo, si relazionava alla mamma e veniva, e rispondeva o era coinvolto nella relazione. Ecco, questi sono i dati che abbiamo, vi ho riassunto, che abbiamo ottenuto. In primo luogo, quello che abbiamo potuto vedere è come le mamme con un attaccamento sicuro rispetto alle proprie relazioni genitoriali avevano una elevata capacità di riflettere sui propri stati mentali, ma il dato più interessante è forse che quanto più le mamme erano riflessive, cioè rispetto all'adult attachment, quanto più nell'interazione col bambino erano sensibili, non intrusive, e a loro volta i bambini erano responsivi e coinvolti. L'altro dato interessante è anche che quanto più le mamme erano mind related, cioè commentavano verbalmente nelle interazioni i pensieri e l'attività del bambino, quanto più di nuovo nell'interazione erano anche sensibili, non intrusive, e i loro bambini responsivi e coinvolti. Quindi cosa possiamo dire? Questo è un'ulteriore correlazione. Cioè quanto più le mamme erano riflessive, quanto più erano anche con mind mindness, e questo appunto aveva un impatto sia sulla sensibilità della mamma che sulla responsività del bambino. Quindi cosa possiamo dire, diciamo, da questo primo studio che vi ho presentato? Quanto il bambino nei primissimi mesi, le osservazioni erano 3 mesi di vita, quanto più la mamma è mentalizzante, cioè ha una capacità riflessiva in generale, e quanto più anche capace di commentare quello che il bambino sta provando in quel momento, quanto più la relazione è adeguata. Quindi 3 mesi di vita, c'è già una differenza tra mamme, cioè un ambiente in cui il bambino è avvolto nella mentalizzazione, oppure invece ha mentalizzazione zero o molto bassa. Un altro studio in cui invece andiamo a vedere delle condizioni materne più di disagio esplicito, quindi depressione, ansia e stress rispetto al ruolo parentale, sempre misurato a 3 mesi di vita. Abbiamo preso sempre un campione di mamme non a rischio, e quindi siamo poi andati a vedere come questi stati di disagio avevano un impatto di nuovo sulla relazione mamma-bambino a 3 mesi di vita. Quindi in questo caso noi siamo andati con dei questionari self-report a individuare il rischio depressivo, il rischio d'ansia e la percezione di se stessa in difficoltà nel ruolo genitoriale. E poi siamo andati a vedere l'interazione di queste mamme a 3 mesi di vita, andando questa volta a vedere non più la sensibilità e la responsabilità, ma la coordinazione affettiva, i match tra mamma e bambino, che match che poi, come ho appena fatto vedere, si possono ritrovare poi nel dialogo verbale.
Intanto nel nostro campione, che era un campione non a rischio, abbiamo trovato il 12% di mamme che aveva indicatori di rischio depressivo, il 16% indicatori di ansia legate al contesto postpartum e il 13% che percepiva come molto stressante essere mamme e avere la relazione col bambino. Ecco, qui siamo andati a vedere, come vi dicevo, non più gli stili di interazione, ma la coordinazione affettiva tra mamma e bambino. Quindi abbiamo un po' mappato i comportamenti positivi, negativi e neutri del bambino e quelli della mamma, e poi siamo andati a vedere quanto mamma e bambino vivevano insieme match positivi, cioè stati emotivi simili nello stesso momento, o invece situazioni di non coordinazione o di match negativi, cioè il bambino piange, la mamma è arrabbiata o si ritira e non interviene. Ecco, qui i dati che abbiamo ottenuto sono in primo luogo come le mamme che avevano un indicatore di rischio depressivo elevato avevano anche indicatori elevati di ansia e di stress rispetto alla relazione genitoriale. Quindi come se il disagio materno a 3 mesi di vita, quando si manifesta, non si manifesta come depressione postpartum tout court, ma con un disagio molto più complesso, con ansia e anche difficoltà, percezione di stress rispetto al proprio essere genitore. Poi andando a vedere come depressione e ansia correlassero con la coordinazione affettiva, si è visto come le mamme che avevano appunto un livello di ansia più elevato o un livello di depressione più elevato avessero una peggiore coordinazione emotiva, quindi più match negativi, più espressione anche di stati emotivi negativi o la mamma o il bambino. Quindi come se appunto già a 3 mesi di vita esserci una situazione di disagio materno, diciamo più intrapsichico, legato all'umore, alla difficoltà, abbia immediatamente un impatto sulla relazione con il bambino a livello di coordinazione affettiva. Ecco, quindi cosa possiamo dire di questo studio? Il disagio psichico nel postpartum è molto complesso, complesso da intercettare, probabilmente anche da curare rispetto alla classica depressione postpartum, e ansia e depressione a 3 mesi del bambino sembrano anche avere un impatto immediatamente sulla regolazione emotiva diadica di mamma e bambino. Chiaramente viene alla mente immediatamente, cosa che in Italia è poco presente, mentre in molti altri paesi è presente, l'importanza di programmi di screening molto precoci su queste tematiche di disagio. Ecco, arrivo un po' al terzo tema, in cui poi vorrei anche soffermarmi un attimo su un caso, considerare insieme a voi un caso. L'altro tema di rischio su cui noi siamo andati a lavorare per molti anni è quello della maternità in giovane età. Abbiamo appunto avuto un progetto finanziato Cariplo e adesso abbiamo un servizio all'ospedale San Paolo coordinato con Bicocca, in cui appunto seguiamo mamme adolescenti nel primo anno di vita o addirittura, se riusciamo, intercettandole durante la gravidanza. Qui vi ho messo appunto riassunto alcuni aspetti che abbiamo già in qualche modo trovato, cioè è chiaro che mamme adolescenti e bambini sono più in difficoltà nel loro incontro in tutto il primo anno di vita rispetto alle mamme adulte, e quindi come anche la letteratura ci dice, la maternità in adolescenza è sicuramente un fattore di rischio sia per il bambino sia per la mamma, che tra l'altro ha un molto più elevato livello di depressione postpartum rispetto alle mamme adulte. Ecco, però quello che volevo, collegandomi anche al tema del convegno, riflettere con voi è uno studio su cui stiamo ancora lavorando, quindi questi sono dati veramente preliminari, sulle esperienze traumatiche di queste mamme. Abbiamo incontrato appunto nel nostro servizio moltissime mamme che avevano subito una situazione di trascuratezza molto grave nelle proprie relazioni genitoriali, e quindi ci siamo incuriositi, andiamo a vedere appunto in modo più sistematico
quali sono queste esperienze traumatiche. E quindi abbiamo preso un gruppo casuale di 59 mamme adolescenti con i loro bambini dell'età media di circa 18 anni e di nuovo abbiamo analizzato con loro il loro modello di attaccamento, quindi abbiamo usato l'adult attachment interview e poi abbiamo anche però fatto un supplemento di indagine per mappare le esperienze traumatiche. Dopodiché siamo andati a vedere, come nell'altro studio, la regolazione emotiva diadica. Queste sono le esperienze traumatiche che abbiamo individuato utilizzando in linea con questo schema di intervista messa a punto da Bifulco e vedete come queste esperienze vanno dall'abuso alla trascuratezza anche alla separazione da propri genitori al lutto. Questi sono i risultati descrittivi di questo gruppo di 58 mamme. Vediamo come molto incidente la separazione dai propri genitori. Sono mamme che nella loro storia sono state separate almeno più di un anno da entrambi i genitori, ma anche molti livelli di abuso sia fisico sia sessuale. Quindi nel nostro campione un dato particolarmente importante, cioè il 44% di queste mamme aveva subito un abuso e il 74% aveva avuto almeno un'esperienza negativa nella propria infanzia o nella propria prima adolescenza. Di fatto alcuni ricercatori sostengono che esperienze avverse sono un predittore della maternità in adolescenza, no? Cioè come se all'avere subito esperienze avverse predicesse questo. Ecco, andando ancora a vedere questo gruppo di mamme, quello che si è potuto vedere è che una grossa percentuale di queste mamme aveva un attaccamento insicuro rispetto alle proprie relazioni genitoriali e ricollegandoci al discorso di Oppenheim, molte di queste mamme erano disorganizzate rispetto a traumi e lutti subiti e confrontate con le mamme adulte avevano un punteggio molto molto basso di capacità di mentalizzazione, di funzione riflessiva. Ecco, andando poi a vedere se queste esperienze traumatiche avevano un impatto su queste mamme rispetto a mamme senza esperienze traumatiche, i primi dati su cui però stiamo ancora lavorando perché di fatto appunto la maggioranza di questo gruppo ha avuto esperienze traumatiche, quindi il confronto non è del tutto utile, l'esperienza che sembrava più in qualche modo impattare, avere un impatto sulla regolazione emotiva di mamma e bambino era l'esperienza di separazione dai propri genitori, cioè quanto più queste mamme avevano avuto una separazione prolungata da entrambi i genitori, quindi mamme che erano vissute con i nonni, erano state in affido o in istituto, eccetera, erano mamme che avevano più difficoltà poi nella regolazione, nel match con il bambino. Quindi esprimevano più stati negativi i bambini e meno coordinazione affettiva tra madre e bambino. Un altro dato su cui però, rispetto, essendo il campione ancora piccolo e dobbiamo ancora lavorare, è che anche le mamme che avevano subito un abuso, soprattutto le mamme che avevano subito un abuso ed erano insicure rispetto all'attaccamento, avevano di nuovo una regolazione emotiva diadica meno efficace. Quindi cosa possiamo dire di questo studio? Cioè in queste mamme quindi vediamo come in certe popolazioni a rischio, come le mamme adolescenti, l'incidenza di esperienze avverse cresce molto, così come cresce l'insicurezza e la disorganizzazione, la bassa capacità di mentalizzazione. Dato appunto che ci ha colpito che l'esperienza più traumatica tra virgolette sembra essere l'assenza di un oggetto, di una relazione interiorizzata continua con i genitori, cioè la separazione come qualcosa che sembra avere un impatto maggiore rispetto ad altre esperienze avverse.
Ecco, quindi abbiamo visto un po' in questi studi come varie condizioni di rischio genitoriale hanno un impatto molto precoce sulla relazione mamma-bambino. Sappiamo che questo impatto tende a mantenersi stabile nel corso dello sviluppo e può quindi dar luogo a un maggiore rischio psicopatologico. Sicuramente quindi andando ad analizzare queste condizioni di rischio così precoci sembrerebbe essere molto importante poter mettere a punto interventi di prevenzione che permettano in qualche modo, o interventi veri e propri, di lavorare con le mamme, con i genitori, sulla relazione col bambino, sulla mentalizzazione, per in qualche modo permettere un assorbimento e elaborazione di queste esperienze avverse. Non posso qui parlarvi di questo progetto su cui stiamo lavorando da tempo, è rivolto a mamme, adolescenti e bambine. Volevo invece portarvi proprio un caso di una mamma con un numero cospicuo di esperienze avverse. Un solo cenno a come noi lavoriamo nel primo anno di vita con consultazioni con le mamme, con però anche un video intervento sulla relazione mamma-bambino in cui cerchiamo di aiutare la mamma a aumentare la sua sensibilità, la sua lettura dei bisogni del bambino, e lavoriamo anche sul monitoraggio dello sviluppo psicomotorio. Abbiamo appunto in uno studio pubblicato l'efficacia di questo intervento confrontandole con un gruppo di mamme adolescenti non seguite senza appunto trattamento. Ecco, questa per concludere un po' è la storia di questa mamma, è una mamma di 19 anni all'inizio della gravidanza, vive con il compagno e ha sicuramente vissuto molte esperienze avverse, tra cui separazione dai genitori, separazione dei genitori e molti maltrattamenti fisici e psicologici subiti dal padre. In particolare rapporto molto conflittuale con la madre, in quanto questa mamma ha avuto altri figli da altri padri e in qualche modo ha molto spesso delegato la cura di questi bambini, oltre ai nonni, anche a Sofia. Vado un po' velocemente, essendoci poco tempo. L'attaccamento di questa mamma è insicuro, preoccupato, c'è ancora molta rabbia verso la propria madre, anche se consapevole in qualche modo del ruolo di role reversing che la mamma le ha attribuito. Facevo tutta da sola, sono diventata grande quando ero piccola. La gravidanza, il fare un bambino, sembra in qualche modo avere un significato anche di finalmente uno spazio per me, cioè la motivazione che lei dice nelle consultazioni. Quando però il bambino nasce, questo spazio sembra di nuovo essere occupato e quindi di nuovo si crea la situazione appunto di difficoltà che Sofia aveva vissuto con i suoi bambini. Quindi noi abbiamo lavorato dai 2 mesi di vita del bambino fino ai 12 mesi con la mamma, quindi abbiamo lavorato sulle interazioni e abbiamo poi valutato l'attaccamento del bambino a 16 mesi. Nelle primissime interazioni la mamma sembrava molto in difficoltà a regolare il pianto del bambino, a entrare in relazione con il bambino, e quindi un livello di interazione e di coordinazione emotiva molto negativo. Non so se ci abbiamo ancora pochissimo tempo, volevo farvi vedere un video molto breve che no, non c'è l'audio. Niente, non posso farvi vedere il video, non abbiamo l'audio, però ecco, questa è l'interazione di questa mamma col bambino a 2 mesi di vita. Abbiamo
mascherato, quindi vediamo, non si vede tantissimo, però credo che si possa capire. Ehi, Tizione! Buongiorno! Cosa succede? Ciao! Oh, mamma! Rimettiamoci così. Oh! Ecco, vedete come l'interazione sia proprio, c'è un mismatch, cioè la mamma è molto attiva, molto positiva e il bambino piange e non si riesce a trovare una coordinazione. A 12 mesi invece la relazione era diventata dopo l'intervento molto più positiva e l'attaccamento del bambino sicuro alla madre. Abbiamo lavorato appunto in questo intervento cercando di aumentare la sensibilità della mamma, ma anche lavorando sul trauma, quindi sulla tristezza, sulla rabbia che la mamma sentiva verso la propria madre e anche sul fatto che quella madre in quel momento non dava attenzione a Sofia, anche qua, pur avendo avuto un bambino. Quindi il focus dell'intervento è stato sia sulle interazioni sia sulle rappresentazioni della mamma e come vi dicevo l'attaccamento della mamma al bambino era a 16 mesi era sicuro, quindi qui abbiamo un piccolissimo video in cui si vede nella Strange Situation la riunione tra questo bambino e la sua mamma nel momento in cui il bambino è con l'estraneo. La mamma torna dopo un episodio di separazione. Occhio. Stai attento che ti fai male. Grazie. Andiamo insieme a giocare, vieni? Dai. Andiamo a giocare. E questo è un secondo episodio dopo un'altra separazione. Ciao! Vieni amore! Ciao! Cosa è successo? Ecco, quindi vado a concludere, nonostante questa esperienza avversa molto cospicua di questa mamma, il poter lavorare con lei nel primo anno di vita ha, come dire, spezzato un po' sia la trasmissione dell'attaccamento da insicuro della mamma a sicuro del bambino, sia anche forse la riproduzione della relazione di trascuratezza che lei ha avuto e di maltrattamento con i propri genitori. È una mamma che è diventata sensibile e non più trascurante o potenzialmente trascurante rispetto, quindi come riproduzione delle esperienze con i propri genitori e ci auguriamo anche con una possibile interruzione di traiettorie evolutive verso la psicopatologia che questo bambino avrebbe potuto avere senza intervento. Vorrei concludere con le parole di questa mamma che in qualche modo si propone proprio di cercare di cambiare la sua relazione col bambino rispetto a quella che lei stessa ha sperimentato. Grazie.